Nomina indovinello. Cosa cuoce nel microonde? Non fa rima, ma è bello. già, vedete un po' voi cosa cuoce. Era 2 settimane che non ci facevamo la pizza. Ma soprattutto con questo formaggio qui, eccezionale veramente. Accendiamo anche la luce, super luce, che luce. Buonissimo, questa è cera, adesso vado a tagliarla. A mangiarla? E a mangiarla, sì. No. Giardini di mozzarella. Bagigi, che non vanno bene, però ogni tanto ci vuole, dai. Abbiamo perso troppi chili. Abbiamo perso troppi chili, sì. Siamo magrassi. Wow! Che bello shock! Redstone. Guarda, questa è cera, eh. Questa è cera una volta. Questa è dello Snowdonia. E fai così, fai delle palline. Mamma buona. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dopo tanto tempo. Ciao! Siamo al 31 dicembre 2020, è finito finalmente per molti questo anno un po' particolare e è finito anche per noi. È stato un anno difficile per molti, un anno di perdita e di, diciamo, di test dei propri limiti, immagino. Spero che comunque l'abbiate superato in maniera positiva, riuscendo a darti un volto positivo, come abbiamo cercato di fare anche noi. Noi in questo ultimo periodo non ci siamo visti perché io ho preferito staccare un po' dai social e dal vampiro che è il telefono alla fine, e anche un po' da YouTube, mi dispiace per questo, e però è servito veramente tantissimo anche per capirmi e per capirci anche come coppia, e per cui è stata una scelta che ho fatto ed è servita parecchio. Diciamo che per noi è stato anche un anno di ricerca, di ridefinizione di ciò che è più importante, di crescita personale. Lui deve essere un po' al centro della scena. È stato un anno di crescita interiore, abbiamo preso delle scelte, le abbiamo riconsiderate. Esatto. In ambiti diversi, però comunque tutti e due abbiamo fatto un percorso e abbiamo imparato nuove cose, abbiamo imparato a conoscerci meglio. Noi spesso abbiamo bisogno di imparare qualcosa, di crescere. Noi siamo sempre alla ricerca, esatto. Per fortuna che anche come coppia ci ritroviamo spesso, sì, abbiamo su questa cosa, perché sennò sarebbe un disastro. Per fortuna abbiamo la stessa propensione a questo tipo di scelta di vita. Anche nei cambiamenti, a volte non è detto che tutti i cambiamenti siano giusti o sbagliati, insomma, bisogna sempre valutare e soppesare tutto. Anche mettersi alla prova, sì. Penso che sia una cosa fondamentale, se no... Esatto. Finché non provi non puoi sapere se sei capace, esatto, o se sei giusto per fare quelle determinate cose, o se l'ambiente che vai a cercare è quello che... ti aspetti, cioè. Ma anche che ti rispecchia, esatto, soprattutto quello, una cosa che abbiamo imparato, di non mentirsi, cioè non cercare quello che non sei, e poi comunque fai fatica ad andare avanti perché non sei tu alla fine. E poi comunque per noi è stato un anno non diverso dai soliti per molti aspetti. Vabbè, certo, c'è la mascherina, c'è l'igienizzante mani, ci sono le restrizioni di spostamento, ed anche per quello non abbiamo potuto portarvi con noi in giro per l'Inghilterra come avremmo voluto. Tuttavia quest'anno per noi non è stato diverso dai soliti, perché siamo due persone abbastanza riservate non è la parola giusta, due persone abbastanza tranquille, senza... Sì. Non è che ci piace tanto il caos, la vita sociale, la vita mondana, no. Per noi non è stato un problema assolutamente, sappiamo che molti hanno sofferto di questo perché magari sono persone estroverse che hanno bisogno di socializzare, però noi nel silenzio di casa nostra stiamo molto bene, nel silenzio dei parchi. E infatti qua va aperta la parentesi che poi per molti magari dire: ecco, quelli sono i soliti,
Però la verità non fanno è altro che che andare in giro per la verità è che la parchi. vita che ci siamo scelti, soprattutto qui nel countryside, rispecchia esattamente quello che noi siamo. Quindi i parchi, avere una bella casa e con un bel giardino, e la possibilità comunque di vivere una vita tranquilla con poche cose. È arrivata anche Pila, così ci vedete tutti e quattro. Non E sono ammaestrati. non sono mai allora arrivano da soli. Altra parentesi per chi dice che i gatti non sono affettuosi, non Sono sono. indipendenti, queste sono due cozze attaccate allo Questa è la prova, esatto, scoglio. questa è la prova che gli animali sono molto empatici, se si può dire. Non hanno bisogno Hanno di bisogno. Noi non è che coccole. siamo dei pazzi amanti dei gatti, a noi gli animali piacciono tutti, è che ci Tutti. siamo ritrovati con dei gatti, quindi. Sì, dei gatti che hanno l'animo di un cane. Questo mese qui, questo mese, l'ultimo mese, soprattutto l'ultimo mese, io praticamente ho riscoperto quanto mi piace il mio vero amore, che sono i tasti del pianoforte, la musica. Addirittura ancora quando eravamo in Svizzera, e mi stavo appassionando di board game, di giochi in scatola, alcuni giochi in scatola, le sto riprendendo adesso Diciamo nella che tranquillità, è quindi. giusto trovare i propri tempi, essere gentili con se stessi, seguire le proprie passioni in tranquillità. Lei legge, lei fa altre cose che aveva lasciato, adesso le sta riprendendo, quindi è Diciamo che per così. noi è stato un periodo di riscoperta Riscoperta. e soprattutto sì, di centrarsi su ciò che è importante. Esatto. E speriamo lo sia stato anche per voi, perché comunque riuscire o non riuscire non è determinante. Cioè non è che bisogna, in questo mondo fondato sul successo, sulla fama, sull'arrivare per forza, Sì. non è questo che è importante molto probabilmente, almeno non lo è per noi, ma è essere onesti con se stessi e riuscire Esatto. a. Anche perché se tu trovi una tua tranquillità interiore e se sei bene con te stesso, automaticamente fuori, stavo per dire outside, e ovviamente cioè riesci a emanare questa cosa e irradiarla anche agli altri. Quindi di conseguenza gli altri dicono: oh, guarda, quello sta bene, contento e felice, che sta bene lui stesso, quindi. Non lo so se tutti notano questa cosa, Cioè, ma non dobbiamo forzarci a fare le cose, ecco. giusto perché Io bisogna. ho avuto un periodo un po' perché io mi prendo a cuore le cose, non riesco a non Vuoi pensarci e dire di no? a dire di no alle persone, quindi le fai, poi vedi che non sei tu ed è inutile andare avanti. È dannoso, è nocivo per tutti, cioè. Comunque, facendo le somme di quest'anno, sappiamo che è stato difficile per moltissimi, è stato un anno veramente di perdita, di prova in moltissimi ambiti, quindi. Anche gli anziani da soli, io ho un nonno che i miei genitori non possono neanche mai andare a trovare, non raramente, quindi neanche vederlo su WhatsApp è Io conosco anche incredibile. persone che hanno perso dei cari, quindi Esatto, sì. sì, non è stato un anno piacevole per molti. Comunque, se siamo arrivati tutti fin qui, è una cosa che lascia sperare. Esatto, questo video vuole essere un saluto e un abbraccio per tutti quanti. Noi ci vediamo l'anno prossimo e riprenderanno sicuramente i video e un programma Speriamo di strutturarlo un po' meglio, di esatto, darvi sì, un po' contenuti più portarvi dei interessanti. contenuti, esatto, anche se canzaringhi magari, però si può parlare di un sacco di cose, cioè, ben venga. Fateci sapere se anche voi durante quest'anno avete scoperto qualcosa di nuovo, se vi siete dedicati a degli hobby, se avete dei propositi per l'anno nuovo. Quegli obiettivi, magari anche uno solo, lasciatelo nei commenti qui sotto che noi sicuramente andremo a leggerlo e vi risponderemo. Questo volevamo farvi i nostri più cari auguri, quindi una buona fine, un buon inizio e sperando appunto che ci sia molta positività nelle vite di tutti. Esatto. See you soon, guys. Ciao, auguri! Ciao ciao.
E per la cronaca, visto che è 2 mesi che non faccio video, questa è la terza volta che sto riprendendo perché mi sono dimenticato di accendere il microfono. E comunque sembravamo vestiti bene, io però... Ma lei è sotto al pigiama? Siamo di Winnie the Pooh. Questi sono i trucchi.